La parola d'ordine è leggerezza, perché è quella sensazione da sempre presente quando si ha davanti Michele Mirabella e la intravedi anche leggendo l'ultima fatica letteraria, quando c'è la salute, storie vere o supposte, curiosità, miti e dicerie della medicina. Figlia diretta del noto programma televisivo del conduttore, è voluto dalla Rai, desiderosa di una sorta di almanacco. Fatto in modo che si evincesse dalla lettura di questo libro una considerazione forse non troppo diffusa e non troppo popolare, che la storia del rapporto dell'uomo col corpo è stata una storia nei tempi antichi molto più importante di quanto non sia apparso nei libri di storia. Non l'hanno insegnato, non è stata insegnata abbastanza e da questa analisi scaturisce una messa di considerazioni nuove, secondo me, che è un problema epistemologico, cioè di filosofia della scienza. Scritto a quattro mani con Sandro Settini e presentato alla Galleria Devanna con Michele Perrini, anestesista del Policlinico di Bari, il libro è un compendio leggero di informazioni, miti, curiosità, modi di dire, dicerie, pettegolezzi e illazioni che circondano la storia della medicina, una sorta di dietro le quinte medico-sanitario di eventi, scoperte e personaggi antichi e moderni, l'assurdità di Beethoven, la cataratta di Monet, l'origine dell'influenza e della penicillina, tanto per dirne qualcuna, utili a far capire il rapporto che c'è tra uomo, medicina e corpo. Ed è forse anche per questo che si parla dagli anni 50, in un abitonto dove, tra gli altri, c'era lui, Don Ciccio, un medico d'altri tempi e con un diverso modo di dare le giuste cure e risposte ai pazienti. Mirabella, inoltre, si chiede anche chi siamo, dove andiamo e soprattutto come stiamo. Come stiamo messi bene? Mai siamo stati così bene se dobbiamo parlare di longevità e di qualità della vita, ma stiamo bene in tutto il pianeta? Questo no.